Primi bollori a Grande Fratello VIP. Nella casa è successo qualcosa di molto hot che ha sconvolto la rete. Cosa è successo? Una delle concorrenti, per rilassarsi un po', si è buttata nella vasca da bagno dando spettacolo. Una scena da film erotico che ha fatto immediatamente il giro del web. Anche perché la protagonista del siparietto non è una 20enne, ma una 65enne che, nonostante l'età, ha ancora un fisico pazzesco. E un grande sex appeal. Di chi stiamo parlando? Di colei che Hilary Blasi presentò così. Ha un'età indefinita, si definisce una donna del popolo, anche se vive in un mondo odorato. Ovviamente stiamo parlando della marchesa Daniela del Sasecco d'Aragona, che ha dichiarato di voler entrare nella casa per somministrare dosi di Botox. Intanto, però, ha suscitato scalpore per il suo bagno. La marchesa è andata nella zona Beauty, si è immersa nell'acqua, e si è iniziata a massaggiare sulle note di, e poi di Giorgia. Il pubblico è rimasto sconvolto forse perché non si aspettava di vedere quello spettacolo, tanto gradevole. Un mix di classe, eleganza e femminilità, che ha emozionato il pubblico ormai abituato a docce hot dove per caso le vi fanno vedere sederi e seni. Oltre alla sua eleganza, ciò che è saltato agli occhi è indubbiamente il suo fisico, fisico che nessuno aveva mai notato. La marchesa, infatti, indossa sempre abiti lunghi e pomposi e nessuno si era mai accorto avesse quel fisico. Giornalista nei campi della moda e della bellezza, ricercatrice di dermocosmetica anti-aging, ha ideato una linea di prodotti utili a combattere l'invecchiamento, insegnante di Botox, il suo motto è: aristocratici si nasce, ma nobili si diventa. Ha una figlia, Ludovica Leuzzi dal Sasecco, nata dal suo primo matrimonio e tre matrimoni falliti alle spalle. Al momento, comunque, si dichiara libera, punto. Nel 2013 ha partecipato a Pechino Express, Adventure Show in onda su Rai 2. Successivamente ha curato la rubrica di posta del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Nel 2014, Daniela del Sasecco d'Aragona è opinionista della Vita in diretta. Poi è diventata critica di costume a torto o ragione. Il verdetto FIMAL è presentato su Rai 1 da Monica Leofreddi. Ha anche scritto un libro, Come diventare marchesa ed esserlo in tutte le occasioni della VIT, aperte virgolette.